Buongiorno Roberto Alaino. Buongiorno a tutti voi. E grazie per essere insieme con noi per raccontarci di questo libro che è in corsa per il premio Bottari Latte Sgrinzane, il libro uscito lo scorso anno, l'estate del 78, per Sellerio, e il libro che è in corsa per vincere il premio Grinzane, il libro che racconta l'estate del 78, ed è un libro molto particolare che è stato scelto per l'appunto dalla giuria, e non solo dalla giuria, per quanto riguarda questo premio. Che cosa significa, Roberto Alaino, avere la sottolineatura di un premio letterario? Ma guarda, idealmente secondo me tutti gli scrittori hanno davanti la scrivania una scritta, un manifesto molto grosso, ho scritto chi se ne frega, perché il dubbio del chi se ne frega secondo me ti deve venire sempre. Un premio, e in generale il riconoscimento del pubblico, della critica, serve un pochino a disinnescare quel dubbio, quel manifesto che è davanti agli occhi, idealmente o fisicamente, e confortarti nel fatto che in fondo le cose che scrivi non interessano soltanto a te, dubbio che nel mio caso, e specialmente per questo libro, è particolarmente fondato, visto e considerato che il materiale di cui è fatto è molto, molto, molto autobiografico. E l'autobiografia è sempre un rischio, perché delle nostre cose è lecito che gli altri se ne infischino, mentre invece riuscire a, diciamo così, sedimentare sul mercato dell'editoria così affollato è un grande conforto. E adesso andiamo con, seppure in questi pochi minuti, entriamo nell'autobiografia di Roberto Alaino con questo libro, L'estate del 78, edizione Sellerio. Ricordo, Sellerio, editore di Palermo, e qui si respira l'aria di Palermo, altro che. Sì, è un'estate cruciale della mia vita, perché era l'estate della mia maturità, e l'estate in cui io persi di vista mia madre. La vidi a luglio, in circostanze che nel libro vengono descritte all'inizio, e poi per 3 mesi non ho più avuto sue notizie. E il libro è un'indagine di questi 3 mesi, e sono quelli in cui non ho più saputo niente di mia madre, che poi è morta all'inizio dell'autunno, e attraverso fotografie, documenti, ho fatto proprio un'indagine, diciamo, letteraria, però cercando di ricostruire quello che per quei 3 mesi lei fece e che cosa le passò per la testa. Poi morì in circostanze che non furono mai del tutto chiarite, e che io in qualche modo cerco di chiarire. Questo è sostanzialmente la trama del libro. Poi in realtà è un libro sul trascorrere delle generazioni, sui sapori perduti, sulle cose che avevamo e disprezzavamo, comunque non valorizzavamo, e poi quando si perdono ci si resta male perché non sapevamo quello che avevamo conseguito. L'estate del 78, leggendo questo libro alcuni mesi fa, mi sono chiesto più volte, no, quando c'è un libro che racconta esattamente quel tempo, io mi sono detto, io che cosa facevo, cosa ho fatto io in quell'anno, e che cosa è successo, nel 1978? E devo dire che a questa domanda io mi sono sentito in difficoltà, perché poi mi sono detto, ma quanto si vive in modo distratto? Sì, a dire che il 78 è uno di quegli anni cardine, altro che, cioè, che rimangono impigliati nella memoria, perché costituiscono lo spartiacque, l'anno dei terrorismi. Tre papi, terrorismi, Aldo Moro, e poi anche i fatti secondari, la chiusura dei manicomi è del 78, ed erano anni di grandi speranze, specialmente per le donne, perché sembrava che qualcosa si dischiudesse, in realtà ancora la strada da fare era molto lunga, e credo di poter dire che moltissime donne di quella generazione rimasero abbagliate da quella luce di progresso che sembrava essersi accesa. E come le farfalle notturne poi andarono lì e rimasero a morire intorno a quella luce di speranza. In realtà poi tra l'applicazione di una legge come può essere quella sul divorzio
e la sua metabolizzazione sociale, c'è sempre un gap di cui non si tiene abbastanza conto, e quel gap può essere fatale. Roberto Raimo ha citato prima I Pazzi, e non possiamo non ricordare Il repertorio dei pazzi della città di Palermo. Credo che sia l'ultimo libro, vero, pubblicato, Roberto Raimo, sbaglio? Ripubblicato. Perché è un libro che mi trascino dietro dal 94 ormai, che ha avuto 4 editori diversi, 4 riscritture integrali, e che adesso è approdato nella veste, spero, definitiva, perché un po' mi sono stufato di raccogliere matti della mia città con Sellerio in una forma ormai classica. E sono storie di matti raccolti per strada, raccontati o osservati direttamente, vissuti fra il 700 e oggi a Palermo, che è una città molto fertile per quanto riguarda l'eccentricità. Torniamo per qualche istante, Roberto Raimo, al libro L'estate del 78, questa autobiografia che ci fa leggere non solo la vita, uno spaccato della vita di Roberto Raimo, della sua famiglia, ma, come dicevamo, anche uno spaccato di quello che era Palermo di quel tempo. Ecco, in che modo si è trasformata la città di Palermo dal 78 ad oggi, visto dalla lente dello scrittore? Ma Palermo è una strana città che si compiace anche di questa sua stranezza. E Palermo è cambiata indubbiamente da quegli anni a oggi, come del resto è cambiato il mondo. Palermo cambia come cambia la Sicilia, cioè in una maniera contraddittoria, non certo unanimemente verso il progresso. C'è una espressione che calza perfettamente, che è annacarsi, l'annacamento, il movimento della culla. Cioè il massimo del movimento col minimo dello spostamento. Palermo si muove molto, è una città che dà una sensazione di grande vivacità, però poi torni a distanza di anni e più o meno ti accorgi che i problemi sono sempre gli stessi. Apparentemente qualcosa sembra essere cambiato, ma poi alla prova dei fatti certe cose restano uguali o addirittura peggiorano, perché poi, ripeto, non è un'autostrada quella del cambiamento. Cambiamento è una strada tortuosa, una strada di montagna, una strada sconnessa, ci vogliono ruote e scarpe molto solide per riuscire a cavarsela. Roberto Raimo sarà al premio Bottari Latte Sgrinzane sabato 12 ottobre insieme con gli altri vincitori, e poi scopriremo per l'appunto sabato 12 in diretta qui nel nostro appuntamento del Posto delle Parole quale sarà il vincitore. Insieme con Roberto Raimo troviamo Jean Echenoz con Inviata Speciale, e poi Ewonda Omotoso dal Sudafrica con La Signora della Porta Accanto, Alessandro Perissinotto con Il Silenzio delle Colline, Christoph Rasmeier con Coxo, Il Corso del Tempo. Quindi sono questi i 5 partecipanti alla finale di sabato 12 ottobre. Prima di salutarci, Roberto Raimo, qual è il libro invece che ti fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni sto leggendo un libro di Martin Amis, lo sto leggendo in elettronica, per cui in elettronica succede sempre che tu non hai presente né la copertina e certe volte nemmeno il titolo. In questo momento il titolo mi sfugge ed è un segnale che tutto sommato non mi sta prendendo moltissimo. E poi è normale, naturale e anche scontato non ricordare il titolo di un libro, ed è anche vero, con l'edizione virtuale elettronica ci si dimentica persino delle copertine, perché sì, la copertina, perché poi se non altro il libro fisico lo vedi sul comodino per un certo periodo, mentre invece il libro elettronico scompare quando non lo vedi. Ha i suoi vantaggi e qualche svantaggio anche. Ricordo un titolo tra i tanti di Martin Amis, Il treno della notte, futuro, due titoli, futuro anteriore. Che andava indietro. Esatto, sono straordinari veramente, futuro anteriore. Quindi nel futuro anteriore ritroviamo anche un po' di quell'aria che abbiamo ascoltato, quell'aria di Palermo, no? Per certi aspetti. Sì, la ricostruzione del passato andando avanti, c'era in quel libro, è veramente forse il suo capolavoro, credo.
Grazie, grazie davvero Roberto Laimo per il tempo che ci hai dedicato qui per il posto delle parole e non si dice buona fortuna, ma in ogni modo buon premio botta di latte a sgrinzane a questo punto. A presto. Speriamo di risentirci. A presto, Sicuro, Paolo. a Arrivederci. presto.